Ma adesso la scelta è infinita. Ci sono Udemy, c'è corsi.it, c'è Teachable, Thinkific, ci sono 20.000 sistemi di LMS. Cioè, effettivamente l'eccesso di scelta crea dei problemi. Stai ascoltando Crea il tuo corso, il primo programma in Italia che ti spiega in modo semplice e senza fronzoli gli strumenti, le strategie e le azioni necessarie per realizzare e vendere il tuo primo corso online. E ora la parola al padrone di casa, Davide Rampoldi. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata, in questa nuova intervista di Crea il tuo corso by creailtuocorso.it. Io sono Davide Rampoldi, in arte Rambo per gli amici, e dall'altra parte abbiamo un personaggio davvero di calibro e di spessore, Roberto Dondoli. È stato un consulente finanziario per oltre 25 anni. Ha contribuito anche a creare tante aziende nel mondo della finanza, quindi ha, diciamo, un background di business non indifferente e anche coi numeri ci sa fare non da poco. Poi ci racconterà lui per quale strano motivo ha deciso di abbandonare il mondo della consulenza finanziaria e iniziare un'altra esperienza di vita. È entrato quindi nel mondo della formazione sia in ambito personale che in ambito aziendale, in qualche modo. E però fa una cosa particolare, riesce a coniugare quello che è il business con la crescita personale, con la crescita olistica barra spirituale. Quindi è un aspetto interessante perché magari molti si concentrano, no, solo crescita personale, no, solo olismo, ma niente numeri. Gli olisti con i numeri di solito non vanno molto d'accordo. Ci racconterai qualche background interessante anche su questo. E quindi comunque fronte e forte della tua esperienza personale e professionale, soprattutto, sei riuscito a fare questa sintesi perfetta. Hai creato parecchi corsi e parecchi anche videocorsi, infatti di una discreta qualità. Tra l'altro, in alcuni, se non mi ricordo male, sei solo, in altri sono videocorsi con due persone, con Ivona, giusto? Sì, con la mia Ok. collega, sì, esatto. E quindi è comunque una persona che ha tanto da insegnarci, sia dal punto di vista dei contenuti che anche della forma e della tecnica. Infatti, nella parte finale di questa intervista andremo a vedere un paio di tecnologie che, sinceramente, è la prima volta tra le persone che vado a intervistare che ho visto utilizzare. Quindi parleremo di app, parleremo di sistemi di LMS. Per chi non li conosce, non vi spiego adesso cosa sono, ve lo spiegherò successivamente, anzi sarà magari Roberto a spiegarcelo in prima persona. Quindi, come direbbero gli inglesi, without further ado, passiamo alla presentazione vera e propria di Roberto Dondoli. Ciao Roberto, raccontaci qualcosa di più di te. Che cosa fai di preciso nella vita e come ci sei arrivato? Bene, buongiorno, buongiorno a te Davide e a tutti gli spettatori, quelli che vedranno questa intervista. Ti ringrazio di avermi fatto questa intervista in modo tale che posso anche un po' condividere la mia esperienza e magari essere di aiuto a qualcuno. Hai detto bene, 25 anni nel campo degli investimenti, della finanza, dei trader, insomma, veramente tante cose diverse. E, solo che i numeri a volte sono molto aridi e a me piaceva molto di più il contatto umano e quindi la consulenza finanziaria con le persone e mi ritrovavo mo molto più spesso a parlare più che dei loro soldi, delle loro problematiche, come aiutare, come vivere meglio. Ho fatto da sempre, da tanti anni, corsi di crescita personale con quelli che allora e ancora oggi sono considerati magari i più importanti. Sto parlando da Anthony Robbins piuttosto che Roberto Re nel campo più della PNL e quant'altro, e Roy Martina, che poi ho seguito per 10 anni e sto ancora seguendo, il dottor Roy Martina e sua moglie Joy Martina, nel campo della formazione olistica, è veramente uno dei top. L'avevo seguito anch'io un giorno a Milano, avevo organizzato l'Hotel Michelangelo vicino alla stazione centrale un seminario interessante di un paio d'ore.
in inglese ovviamente, poi c'era la traduzione o che cosa, Certo. però un personaggio sicuramente Sì. molto particolare e piacevole da seguire. È un personaggio, lui e poi anche sua moglie, a cui io devo moltissimo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. Ormai lo conosco da 10 anni, dal 2010. Il primo corso, mi ricordo, l'ho fatto nel 2010, e dal 2011 non c'è un corso che lui faccia in Italia o in Germania, a cui io non so, prima partecipavo magari come partecipante, adesso come assistente. Ma questo, diciamo, fa parte della mia formazione personale. Il concetto è perché mi sono messo a fare questa cosa ormai da 10 anni, dal Eh certo. 2011, perché? Perché noi dobbiamo vivere, secondo me, seguendo quelle che sono le proprie passioni. E se fai una cosa con passione, qualunque cosa sia, in realtà diventi eccellente in quello che fai. Perché non ti pesa, perché non lavori più, in buona sostanza. O meglio, qualcuno diceva il lavoro, almeno quello vero, è il gioco degli adulti, no? I bambini giocano giocando e noi giochiamo lavorando. È vero. Quindi è proprio questa la filosofia, cioè non fare le cose per guadagnare oppure perché devo farle oppure per mostrarmi, ma non sto parlando di me in generale, ma fare le cose, quindi fare quelle azioni, comunicare quello che sei, ma soprattutto qual è il messaggio che vuoi portare, in che cosa puoi aiutare il tuo mondo, no? Il tuo mondo sono le persone intorno a te, magari familiari, ma sono anche tutte le persone che si relazionano con te. Quindi è Certo. questo il vero motivo per cui ho cambiato lavoro. Non mi piaceva più, non riuscivo più a fare quello che volevo fare nel campo della finanza. E ti dico, non c'è giorno in cui in questi 10 anni non ringrazio me stesso di aver avuto comunque il coraggio e poi anche l'entourage intorno a me che mi ha permesso di fare tutto ciò. Ecco, ti Noi non faccio una siamo domanda a soli. questo proposito. Perché il cambiare lavoro radicalmente è spesso fonte di difficoltà personali, insomma, no? Anche Grande, perché grande. immagino che il tuo lavoro di consulente finanziario ai tempi d'oro fosse anche discretamente remunerato. E quindi passare da A a B a volte è difficile, abbandonare, no? Bruciare le navi come dovrebbe fare qualcuno, per poi passare dall'altra parte. Tu hai bruciato veramente le navi e quindi dall'oggi al domani sei passato dall'altra sponda del fiume, oppure è stato un brucio le navi progressivamente? Allora, sono abbastanza impulsivo. Quando sento che una cosa la devo fare, la faccio. Quindi io ho bruciato le navi. Però non è l'unico modo, c'è l'altro modo che è, voglio dire, un pochino per volta. Diciamo però questo, io ho passato un paio d'anni o tre a fare corsi su corsi su corsi e metterli in pratica. Quindi ho veramente bruciato le navi, ma quando la mia capacità almeno professionale, quindi almeno di competenze, era già ormai sufficiente, non ti dico ad eccellere, ma almeno a non far danno, che già quando Certo. cambi lavoro è già tutto dire, no? Però poi il vero problema non era quanto sei bravo nel fare le cose, il vero problema è quanto sei bravo a farlo comprendere e quindi a sperimentare. Io E dico far fare sempre: ottenere dei risultati anche agli altri, perché magari tu sì. sei bravo a farli per te stesso, ma No, poi farli fare agli altri non è proprio banale. non esattamente. Nel campo della crescita personale, cioè nel senso, nel settore dove opero, quindi dell'olismo, della crescita personale, della spiritualità, e il fatto di essere in grado di gestire i tuoi stati emotivi, il tuo stato mentale, il tuo corpo, il tuo benessere generale, psicofisico e spirituale, con tutto quello che uno può significare con spirituale, è la condizione di partenza. Cioè, senza quello non puoi neanche incominciare. No, no, io sto parlando, non è tanto il problema per chi incomincia, se ha fatto un buon lavoro su di sé, quindi il problema è trovare le persone che ti permettano di mettere in pratica tutto ciò. Certo, Quindi la sì. difficoltà all'inizio è questa, perché quando sei conosciuto, quando hai fatto tante cose, quando hai scritto libri, hai fatto videocorsi, hai fatto corsi,
ci sono persone che dicono: sì, questa persona mi ha aiutato a fare questo, questo, È questo. più facile, insomma. È più facile. È sempre complesso, però è più facile. E lì Quando tu sei il come hai signor fatto nessuno, non è un problema. all'inizio a trovare, diciamo, i primi clienti o le prime persone con cui cominciavi a relazionarti? Quando dico che devo ringraziare il dottor Roy Martina e poi dopo successivamente sua moglie Joy, dico seriamente, nel senso, io prima ho imparato da loro in buona sostanza, ho imparato anche da altri, però quello che mi interessava era più quella parte lì. E poi le persone venivano da me, erano quelle che poi io conoscevo ai corsi, essenzialmente, o che mi mandavano coloro che conoscevo ai corsi, perché? Perché, ed è stato anche quello il motivo che mi ha fatto comprendere che dovevo cambiare lavoro, che dovevo mettermi in questo settore qua, che era il mio, perché quando fai corsi di crescita seri, quindi non con 500, 1000 persone, ma diciamo con 50, 100, cioè si chiamano workshop, cioè vai a lavorare, spesso fai delle sperimentazioni mentre stai facendo il corso, no? E moltissime persone dicevano: no, io vengo da te, fai la sperimentazione con me perché tu sei un coach. E io per 2 o 3 anni continuavo a dire: no, ragazzi, io faccio il consulente Consulente finanziario, non finanziario. faccio, io sono qua perché mi sto divertendo, perché mi piace un casino. Dicevano: no, te sembra tu dovresti fare il coach, dovresti fare il coach. Alla fine, il coach, il formatore, quant'altro, alla fine ho deciso che forse era quello. E se vuoi, se mi dai un minuto, ti racconto come ho fatto. Vai, Una vai, vai. volta proprio una di queste persone, che tra l'altro è un carissimo amico, insomma, io l'ho conosciuto allora, ma ancora siamo in contatto, sono passati più di 10 anni, che aveva diciamo, chiamiamolo negozio, ma in realtà non è un negozio perché c'era 20 dipendenti, quindi immagina, no? Ed era un artigiano, fra virgolette, di alto livello, va Certo. bene? Di alto livello, ma non era un artigiano qualunque. In realtà lavora ancora ad alto livello nel settore del, come si dice, coffer, parrucchiere, Sì, insomma, sta roba qua. Sto parlando di alti è livelli, un eh. settore che non conosco molto io. No, no, lo conoscevi forse. Esatto, ma Comunque. sì, ma per pochi anni, se sono proprio passato di fianco poche volte. Ok. Quindi, morale della favola, mentre stavamo, dice, mi fai delle coaching? Va bene, okay, io l'avevo conosciuto allora e tutto il resto. Lavoravamo sull'ambiente politico, però poi mi fa: senti, Roby, io ho un problema. Veramente voglio fare anche qualche altra cosa, ma non so, cioè potrei fare tante cose, ma non so. Alla fine, dopo 25 anni di questo lavoro, non posso buttarlo via, ovviamente, no, cioè è una cosa assurda buttarlo via, però vorrei affiancarlo. Quindi voglio trovare qualcosa che mi dia ancora insomma, mi faccia sentire ancora meglio. Mettiamola così, ancora più pieno, ancora più di valore. Valore nella vita, sto parlando. Non... E gli dissi: guarda, molto semplice, mi venne così, molto semplice. Prendi una carta e penna, scriviamo, a sinistra mi scrivi tutte le cose in cui sei bravo, ma proprio bravo, 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 va bene? Le cose che ti riescano alla grande o che facilmente impari, insomma. Tutti noi sappiamo queste cose qua. E scrisse tutta una serie di... E gli dissi: ora a destra, prendi una riga, a destra scrivimi tutto quello che ti appassiona, non importa, non stiamo parlando di lavoro, no? Tutto ciò che ti fa veramente battere il cuore. È scritto a destra. Poi presti 2 righette, essenzialmente, ora scrivi tutto quello che di lavoro, ok? Quindi non hobby, ma di lavoro. Quali sono i lavori perfetti per chi ha quelle abilità e quelle passioni? E scrisse una serie di cose. Fortunatamente per lui c'era anche il lavoro che stava facendo, però individuò un altro lavoro che veramente era perfetto per lui. Interessante come tipo di È esercizio da fare. molto, molto semplice, Molto non mi semplice, ricordo, sì. non credo nemmeno di averlo letto da qualche parte. Insomma, però è così, l'intuito funziona in questo modo, no? Poi lo insegno a utilizzarlo, per cui ovviamente già ce l'avevo di mio. Tornai a casa, io sto facendo, diciamo, l'80% consulente finanziario e il 20%, diciamo, aiutiamo le persone, mettila così, no? Avevi un paniere diversificato, come si suol dire, no? Sì. A 80% quel azioni, 20% punto, obbligazioni. sì, esatto. A questo punto, no, il Il contrario, quello contrario che in questo caso, conoscevo sì, e esatto. quell'altro, esatto. E quindi, siccome già allora in realtà avevo
imparato a connettermi con me stesso, con la parte autentica, con la saggezza interiore, quello che poi è diventato una delle cose principali che faccio nella mia vita con gli altri. Entrai dentro di me e dissi: che facciamo qua? Forse è il caso, la vocina dentro mi disse: forse è il caso che lo facciamo anche noi. Quindi mi presi carta e penna, feci esattamente la stessa cosa e tra i lavori possibili non c'era il consulente finanziario. Ok? E siccome non c'era il consulente finanziario, quella sera stessa Hai deciso di decisi licenziarti, che insomma. avrei fatto quello che c'era invece a caratteri grandi e quindi aiutare le persone nel proprio sviluppo. Io lo chiamo coach, trainer, più che formatore perché sembra aziendale, no? Invece è proprio un trainer, una Certo, cosa certo, certo. un pochino più ampia. Ecco, tu hai parlato di un aspetto molto, molto importante, che è quello collegato, adesso prima l'hai chiamato saggezza interiore, io lo chiamo anche un po' il trovare la strada in qualche modo, cioè c'è il rischio che per tanto tempo molte persone, anche che si avvicinano al mondo dei videocorsi o degli infoprodotti, chiamiamoli come si vuole, vogliano a un certo punto creare dei contenuti su determinati argomenti e da una parte ti dicono, anche storicamente, le persone lavora su quelle che sono le tue passioni, le cose che ti piace fare. E sono d'accordo, perché poi anche a me è capitato di dover creare dei corsi su degli argomenti che non mi appassionavano e devo dire che il risultato non è all'altezza dei corsi che ti appassionano. Dall'altra parte, però, c'è sempre un discorso collegato al sì, ma io che cosa voglio fare davvero nella mia vita? Cioè, mi capita di parlare tanto con le persone che rimangono un po' sbussolati. Ora, tu hai fatto un corso che si chiama su corsi.it, che si chiama pure la bussola interiore. Allora mi viene da chiederti, visto che ti ho qua, cioè se uno ha 40 anni, ha 50 anni, ha 30 anni, si rende conto magari di aver imparato tante cose, di avere tante competenze, di avere tante passioni, ma di non aver ancora capito bene qual è la sua strada. E dicono tutti, una volta che hai capito la tua strada e ti trovi un grande perché, poi dopo il come in qualche modo lo trovi più facilmente, forse, insomma, no? Allora uno come fa a trovare la propria strada? Cioè, proprio, te lo dico in un minuto, so che ci vorrebbe un corso, ci vorrebbe probabilmente molto più tempo, ma se dovessimo dargli un insight, fargli accendere una lampadina a sta gente, quale sarebbe? Te ne prendo due. Due, almeno due dammi, Almeno due, perché tre. è una delle cose più importanti della vita. Ed è per quello che io l'80% dei miei corsi, delle coaching, è tutto finalizzato lì, l'80%, quindi pensa quanto è importante questa cosa. Il 20% è gestione dello stress, delle emozioni, dei pensieri, che sembrano talmente importanti. No, invece la cosa più importante è acquisire la capacità di sentirsi nella parte interna e sapere veramente che cosa vuoi fare, perché dentro c'è una saggezza interiore. Ora, immagina questo, quando siamo piccolini e abbiamo 1 anno, 2 anni, non abbiamo l'ego così sviluppato, quindi la parola io ha un significato ben diverso, è più, tanto è vero, per esempio, io ho cominciato a parlare molto tardi, avevo 2 anni e mezzo, e la prima frase oltre mamma e babba era Beppo, Roberto, Beppo vuole gelato, non io voglio il gelato, avevo 2 anni e mezzo. Ma Beppo, cioè all'interno dell'intero, della comunità, quella parte che rappresenta questo piccolo ragazzino, capisci? Però poi già dopo 3 mesi dicevo io, quindi era già una diversificazione. Via via che la scuola mandava avanti, il lavoro, le preoccupazioni, tutto il resto, questo collegamento con una saggezza interiore diventa sempre più difficile. Soprattutto se fai cose tecniche, se sei più la parte ingegnere, architetto, ma architetto anche meno, ma amministrativo, tutte cose molto tecniche, no? E quindi è proprio cercare di ristabilire questa capacità innata che abbiamo tutti di poter sentire quella parte intuitiva, creativa, che alcuni chiamano cuore,
alcune filosofie chiamano Atman, sé interiore, io interiore, insomma, c'ha tanti nomi. Alla fine io la chiamo, per esempio, saggezza interiore, non scontento nessuno e tutti capiscono di che si sta parlando. Certo. Allora, in un altro minuto, ora te ne ho usato 1 minuto e mezzo, in un altro minuto ti dico, per esempio, come potresti fare. In Quindi pillola, prendete nota ovviamente. chi sta ascoltando, magari in In più. auto si ferma un Ok. secondo, quantomeno mette in pausa il podcast. Se state guardando, prendetevi carta e Sì, penna. soprattutto non potete farlo mentre guidate. Esatto, Perché? esatto, esatto. Perché significa dovreste chiudere gli occhi, concentrarvi su di voi, quindi meglio vi fermate. Allora, Fortemente sconsigliato ai deboli di cuore, ma anche ai forti di cuore. ok. Allora, siccome la premessa è tutti siamo connessi con questa saggezza interiore, che a volte ci fa venire intuitivamente le cose e più spesso lo fa alle 5 del mattino che ci alziamo e ci abbiamo l'illuminazione, e più o meno è capitato a tutti più di una volta. Altro Come che. fare, ecco, come fare a ricrearla in modo automatico, cioè in modo volontario? Molto semplicemente, nel momento in cui tutti i nostri pensieri si concentrano sul ascoltare noi stessi dal di dentro, automaticamente l'informazione viene su. È tutto automatico. Quindi, un esempio molto semplice è questo. Uno respira, si ferma, proprio inspira ed espira, chiude gli occhi così non ha più il contatto con gli altri, ok? E senza bisogno di niente, perché è difficile far zittire la mente, devi solo concentrarti sul respiro. Quindi inspiri ed espiri. Inspiri ed espiri, ti concentri solo sul respiro, in questo modo lascia andare, è come se tutto il tuo corpo si rilassasse, come quando inizi a dormire, perché questa è anche la stessa tecnica che io uso per iniziare a dormire, ma tutti noi facciamo questo e non ce ne accorgiamo nemmeno. Quindi è molto semplice. Quindi inspiri ed espiri. Dopodiché ti immagini che, come dire, davanti, no, te la faccio semplice. Tu conterai da 5 fino a 1, immaginando che quando sei a 5 sei con la consapevolezza proprio nel tuo cervello. Poi scendi questa consapevolezza fino ad arrivare dentro il cuore e non devi fare nient'altro. Quindi ti conto io da 5 fino a 1, ma tieni presente che per 10 anni ancora ora conto dentro di me 5 fino a 1 e tutti quelli che imparano da me contano in questo modo. 5, inspiri ed espiri. Continua a ispirare senza domandarti niente, solo concentrati sul fatto che ora stai scendendo, diciamo, nella tua consapevolezza, all'altezza degli occhi, del naso, da dentro la tua testa. 3, sei all'altezza della tua gola. 2, sei all'altezza del tuo cuore, fai un bel respiro. 1, ed entra dentro il cuore. E fai una domanda qualunque, quella che vuoi. E stai un attimo in silenzio. Dopodiché, prima di iniziare a riprendere tutti i pensieri, altrimenti all'inizio sarà un po' più complesso, conti da 1 fino a 5 e torni su. 1, 2 e ritorni su, fai il percorso inverso. 3, 4, 5 e apri gli occhi. Allora, chiaramente vi sto dando, come dire, non il bignami, una pagina degli bignami di un libro piuttosto grande. Certo. Allora, questa cosa qua, che cosa succede? Ci saranno persone che già ricevono subito o un'immagine alla domanda, o un'immagine, o un audio, cioè come se parlassero fra di sé, o un suono, oppure una percezione, o un intuito, cioè so la risposta, non so da dove è arrivata, ma so che c'è la risposta. Una parte delle persone faranno così. Un'altra parte delle persone, quelle sono più abituate a rilassarsi dentro. Una parte delle persone che invece hanno sempre i pensieri attivi e tutto il resto, le riceveranno successivamente. Come? Magari leggendo un libro, vedendo qualcosa alla televisione, un amico gli dice qualcosa e in qualche modo riconosceranno, ma che forse è quella la domanda, è la risposta. Poi, se sanno usare il test kinesiologico, sarebbe questo o questo. È un altro dei videocorsi che faccio, ma ormai il test muscolare lo sanno in tanti. Sì. Allora, a quel punto possono dire, aspetta un po', ma era questa la risposta? E con il test vedi se è la risposta. Perfetto.
Grazie quindi per questa illuminazione di È saggezza. una pagina di un bignami di un libro intero, va bene? Esatto, Quindi, poi nelle note al podcast e all'intervista troverete anche il link approfondito di Roberto su tutto il suo corso. Oppure anche al libro che ho scritto con Anima Edizioni, mi sembra nel 2017, che Sì, si chiama Conversazioni con con l'inconscio, l'inconscio. che è un romanzo, di fatto è un romanzo. La conversazione che c'è tra un personaggio che si chiama Giorgio, cinquantenne, milanese, manager rampante, un po' schizzato, e il suo inconscio. Allora, a scanso di equivoci, non è autobiografico, perché me l'hanno chiesto in tanti, Certo, ed è sì. completamente inventato nella storia. I dialoghi sono tutti veri. Quindi i Ok. dialoghi sono dialoghi veri. Io e il mio inconscio, Ivona e il suo, io e l'inconscio di Ivona, oppure l'inconscio dei clienti che venivano da me con cui io parlavo o con cui loro parlavano, perché gli insegno questo. Quindi Perfetto, in questo caso perfetto. c'è anche proprio tutta la, come dire, c'è anche questa tecnica. Interessante, Quindi, interessante. Anche parlare con l'inconscio degli altri deve essere un bel casino, insomma, non. sì, è il secondo livello del percorso della Immagino, busta. immagino. Il Ecco, secondo parlando livello. proprio di secondo Dimmi. livelli, quindi tu hai cominciato anche grazie al supporto di Roy Martina, il fatto che tu avevi Sì, questa predisposizione particolare per le coaching e per interagire con gli altri a fare questo tipo di lavoro. Da di lì al lavoro, sì. Com'è stata Allora, l'evoluzione? Cosa guarda, c'è è in stato mezzo? così. Mi sono messo. Allora, le coaching le facevo separatamente da solo e Ivona le faceva da solo. Ma Ivona e io ci siamo conosciuti durante i primi corsi con Roy. E da allora fino a, si può dire ancora oggi, lavoriamo insieme. Che vorrebbe dire per 6 o 7 anni, non mi ricordo, no, per 8 anni, abbiamo fatto. Per 7 anni abbiamo fatto insieme un corso. Quindi livello 1, livello 2, livello 3 di questo corso, che poi nel tempo si è chiamato Bussola Interiore, inizialmente si chiamava Crystalline Connections, e c'è ancora Crystalline Connections, quindi c'è ancora il percorso, diciamo così. E insieme insegnavamo al primo livello a comunicare con se stessi, quindi la parte autentica, l'inconscio e le parti del corpo, al secondo livello a comunicare a distanza con le altre persone, con gli animali e con le piante, o con angeli, chi vuoi, insomma, nel senso con chiunque, mettiamola così, con chiunque E esista già ancora. dico, siamo solo al secondo, c'è anche un terzo, cosa ci sarà nel terzo? Sì, nel terzo c'è la canalizzazione, il channeling. Non so se sai che cos'è il channeling, insomma, ora Vagamente, vagamente. chi si interessa all'olistico ormai incomincia a comprenderlo. Ci sono i libri dei coniugi X che parlano che comunicano da 20 anni con un'entità che si chiama Abram, c'è Cryon che ormai è diffuso moltissimo, quasi tutti, c'è la stessa Joy Roy Martina, Joy canalizza molto bene, fa anche dei libri in canalizzazione, insomma, in qualche modo il libro che ho scritto io è un libro canalizzato, insomma, fai conto, io ho scritto, ora non l'ho dietro, ma ho scritto a mano, quel libro l'ho scritto, sono quattro. Avete presente i folder, no, i folder, i quaderni, quelli che c'hanno la copertina nera in A4 con le righe, tutti per benino, Sì. ci sono 70 fogli l'uno, qualcosa del genere. Sì. Ecco, io ho scritto tre quaderni e mezzo senza cancellature. Le cancellature erano semplicemente, che ne so, la parola mi veniva male, tiravo una riga e la riscrivevo, ecco, ma Uno non ho stato di cambiato flusso nulla. esagerato, praticamente una Esatto. diga che si Se apre. ti ricordi quando le maestre a scuola ci facevano fare il dettato, più o meno siamo esattamente in quei termini, ok? Mi veniva dettato tutto. Ovviamente non è che non sapevo di che cosa stavo scrivendo, Certo, perché sì. comunque è la mia materia, però insomma, tutto il modo e quant'altro. Per dirti la verità, una cosa, ti racconto un aneddoto se c'hai un attimo di tempo. No, non, io non sono uno scrittore, nel senso, no, in italiano, la materia peggio che avevo a scuola era italiano. Arrivavo al 5 e mezzo, 6 meno meno, poi con le altre mi rifacevo e in qualche modo non avevo problemi. Quindi per me scrivere, poi tra l'altro volevo scrivere un romanzo per evitare, perché fosse più discreto, perché le persone potessero, come dire, incominciare a parlare con il proprio inconscio o il cuore,
mentre stavano leggendo il libro. Quindi l'ho scritto in prima persona, Sì. in presa diretta, si direbbe, nei film sarebbe in presa diretta, cioè esatta, quello che succede senza voce fuori campo. È il protagonista, che è sto Giorgio, che parla o con le persone o con il proprio incontro. Quindi dico, come lo scrivo? Come non lo scrivo? Vabbè, mi arriva, scrivilo in presa diretta. Okay. Allora dico, con che stile? Come fa? Siccome alla fine io sono un grande lettore di libri di crescita personale, però sono scritti tutti molto semplici. Sì. Sono un grande lettore, o ero, quando avevo tempo, un grande lettore di romanzi storici, ma anche quelli sono scritti in modo semplice. Storici, romanzi però, Però uno degli scrittori invece più seri che mi piaceva era Hemingway, quindi non ho fatto storie, mi sono connesso con Hemingway senza dire niente a nessuno e ho cercato di dire ogni volta, mi aiuti nello stile di scrittura? Ok, Sì. nella canalizzazione per fare molto. Ora, della favola scrivo questo. Allora, più di una persona, io poi non l'ho mai detto questo, questa è la prima volta che lo dico davanti a tutti, più di una persona mi ha detto, ma lo sai che come stile mi Sembra ricorda Hemingway. sempre Hemingway? E io mi facevo delle risate che mi stava... Vabbè, al di là di questo aneddoto, dai, che ho svelato, in realtà non avevo È mai detto una interessante cosa del però genere. come potenza del sistema, insomma, Sì, quindi. allora tieni presente, questo lo voglio dire a tutte le persone che ci sentono, al di là di che cosa vogliono fare, ogni volta che loro fanno qualcosa in cui c'è passione e che sanno, cioè che c'è anche una conoscenza, entrano in uno stato, quando entrano in uno stato di flusso, di fatto stanno canalizzando. Ovviamente uno dice, ma io so che cosa sto dicendo, cioè la materia la conosco, sì, ma spesso ti stupirai di come è stato fluido il parlare e lo vedi dalle altre persone che rimangono lì rapiti. Con i professori, per esempio, è molto semplice, io gli dico, scusa, ma ti capita quando spieghi la tua materia che i ragazzi rimangono? Dice, sì, mi capita. Addirittura, finita la spiegazione, mi dico, wow, ma questa volta è stata veramente bella. Anche a me capita a volte di riscoltarmi in vecchie puntate o vecchie interviste e dico, minchia, ma ho detto veramente queste cose qua, che al momento ti sembrano delle banalità, però riascoltandole evidentemente Esatto. riesci a tirar fuori qualcosa che Quello è un non sai da aspetto dove lo della prendi. canalizzazione. Questo è un aspetto della canalizzazione. Anche lì, come la connessione c'è sempre, è una delle caratteristiche dell'essere umano, che poi perde se diventa stressato, però c'è, quindi tutti siamo in grado di farlo. Lo stesso vale per la canalizzazione, perché non è una cosa difficile. La parte del cervello destro, la parte del cervello sinistro e la parte razionale ci serve per elaborare i processi. Esattamente come i computer. Io ora dico sempre, chi l'hanno inventato i computer? Gli scienziati, no? Gli ingegneri, come hanno fatto? È semplice, hanno replicato i processi logici della mente razionale. Poi dice, perché va più veloce? Perché ci sono multiprocessori. È per quello che va più veloce, perché Certo. la mente non razionale, ma l'intera mente razionale e inconscio, soltanto 3 anni fa, o quattro, sono riusciti a creare un computer che andava più veloce. Sto parlando dati non solo razionali, ma anche dati inconsci, ok? Solo che ci voleva una piccola centrale per alimentarlo. A noi basta veramente una Poco sciocchezza, un pugno poco, di riso, sì. un pugno di riso o poco più. Quindi la mente razionale funziona come il computer, mentre la parte destra è un'antenna che è collegata costantemente con l'esterno. Quindi un po' come i telefonini, no? Che hanno un processore che elaborano le informazioni, ma in realtà se il nostro telefonino gli togliamo la connessione wireless, cioè scusami internet, ci facciamo poco, Basta, le sì, ci foto, queste facciamo cose qua, poco. ok? E lo stesso, il cervello funziona uguale. Questa cosa qua la diceva già Jung con l'inconscio collettivo, insomma, e la cosa bella è che noi, posso darti due o tre informazioni che esulano dal come creare un corso da questo punto di vista, Secondo me, forse. se poi riescono a essere, come dire, Sono tutte molto utili pratiche. alle Sono molto pratiche. persone per fare questo, credo che sia anche interessante parlare ogni tanto di qualcosa che un po' esula dalle stretti strettamente tecniche. Ok. Allora, sono molto pratiche. Noi abbiamo il corpo fisico,
poi abbiamo le emozioni e abbiamo i pensieri, no? Poi c'è tutta la parte spirituale, ognuno la vede come gli pare, non c'è problema, però il corpo fisico è quello lì, il sistema nervoso autonomo è quello e le emozioni le conosciamo tutti e i pensieri, d'accordo? Ora, quando parliamo corpo significa un insieme omogeneo di cose organizzate, questo significa corpo. Come il corpo d'armata saranno 10.000 uomini con tutti i mezzi, ma non è uno solo, Organizzato, giusto? certo. Anche il nostro corpo sembra uno, ma in realtà è fatto da miliardi di cellule, quindi corpo. Allora, puoi immaginare che c'è un corpo fisico, un corpo emotivo e un corpo mentale. Il corpo fisico interagisce con l'ambiente fisico. Il corpo mentale, scusami, emotivo interagisce con il corpo fisico, quindi le emozioni vanno a lavorare sulla biochimica, insomma, c'è un collegamento che ormai tutti conoscono, insomma, no? Non c'è bisogno di essere. Però va a interagire anche con il ambiente emotivo. Come il corpo fisico interagisce con l'ambiente fisico, il corpo emotivo nostro interagisce con l'ambiente emotivo. Si chiama campo emotivo, per essere proprio più precisi. Okay? Dopodiché c'è anche il corpo mentale, l'insieme organizzato dei tuoi pensieri, dei tuoi pensieri, non le idee, proprio tutta l'organizzazione, non è solo le idee. Questo qui interagisce con il campo mentale dell'ambiente. La differenza fondamentale è questa, che quello fisico, se c'è qualcuno malato di Covid a 500 km da te o a 50 metri da te, in teoria non succede nulla, giusto? In teoria, Ma sì. se invece tuo figlio ha un problema emotivo ed è a scuola, tu se sei connesso con tuo figlio, nel senso se sei molto vicino emotivamente, energeticamente a tuo figlio, potresti sentire, anzi più delle volte, sentirai un'agitazione e non capisci da dove arriva. Perché ce Arriva l'hai? da tuo figlio, ok? Oppure le idee che circolano in un'azienda, per esempio, vengono acquisite dai dipendenti dell'azienda e vengono rinforzate. Perché c'è la crisi o c'è il boom? Perché poi queste idee veicolano tra cervello e cervello, ok? È così che funziona normalmente. Questo fa sì che, così come stiamo attenti all'ambiente dove viviamo, che sia pulito, in ordine e quant'altro, dovremmo anche stare attenti che emotivamente e mentalmente il nostro ambiente sia il più utile possibile. Ok? Mi fermo qua perché sennò si aprirebbe un mondo. Quindi Comunque, eravamo dopo questo vabbè, excursus, torniamo sì, indietro. esatto, Ok. abbiamo chiuso la parentesi interessante da questo punto di vista. Se ritorniamo all'aspetto pratico e tecnico, come è nato il discorso dei videocorsi? Allora, abbiamo fatto con Ivona, abbiamo fatto i video, scusami, i corsi, e nei corsi spiegavamo anche come gestire meglio le proprie emozioni. E di lì ho detto, ma scusa, noi abbiamo corsi, ma non è che siamo così conosciuti, non facciamo corsi a 500 persone per volta, quindi il nostro impatto, il mio impatto nel mondo è comunque limitato, profondo ma limitato, cioè profondo Certo. con la persona, però numero limitato. Come posso raggiungere più persone? Come posso dargli valore, no? Come posso aiutarli? Siccome il problema principale di oggi sembrerebbe, da dopo il Covid meno, ma prima del Covid sembrerebbe la gestione, cioè lo stress, tutti dicevano lo stress, dico vabbè. Roy Martina ci ha insegnato delle tecniche fantastiche per gestire lo stress. Creo un videocorso sulla gestione dello stress. Poi, siccome Certo. sono razionale e tutto per benino, l'ho creato secondo certi step. L'ho fatto anche un po' troppo lungo perché, col senno di poi, non rifarei un corso da 5 ore, anche se diviso in 40 video più piccoli. Cioè, perché il problema è, e questo è un consiglio per chi vuole fare i corsi, Bravo, bravo, bravo. quando spieghi in aula, hai bisogno di dire in modo diverso le stesse cose, perché così tutti capiranno. Magari lo dici 2 volte in modi diversi o 3 in modi diversi. Quando fai un video non hai questa necessità. Perché? Perché se uno non ha capito torna indietro e lo riascolta. Quindi Certo. non ha senso fare video da 20 minuti su un argomento. Uno si annoia, insomma, in buona sostanza. Quindi Esatto. cercare di essere più precisi. E dall'altra parte anche. Evitare, questo è un altro consiglio, io lo faccio anche in aula, e per quello ti dico più trainer che formatore, cercare di mangiare, cioè di parlare come uno mangia, insomma,
Quello che conta è la comunicazione diretta, no? Non siamo i professori in cattedra all'università che dobbiamo far vedere quanto siamo bravi, cioè devi passare un contenuto, quindi utilizza la forma che sia la più adatta a quel contenuto. Ovvio Esattamente. che se parli, se fai un video aziendale e come fai un video sulla crescita personale al privato e non va bene. Infatti, io, per esempio, i videocorsi tendenzialmente faccio più alle persone, poi magari sono manager, sono imprenditori, sono commercialisti o venditori o Ma il impiegati. taglio che gli dai, le parole Il che usi, taglio è l'approccio è un quello che pelo sto usando differente. con te adesso. Certo. Potrei anche mettermi qua e parlare con voce più, però non arriva il messaggio, cioè, Alla fine nel mio qualcuno dice settore. che alla fine si parla sempre da persona. Ecco, quindi hai deciso di creare questo corso sostanzialmente per ampliare il tuo target, il tuo bacino, riuscire a arrivare a più persone e aiutare fondamentalmente più persone. E come Esatto. conseguenza ci sarà stato sicuramente anche un aspetto economico non da trascurare, tutto sommato. Sì, l'aspetto Scusami, economico la non. domanda che voglio farti è però questa. La fase di produzione del corso e poi la scelta di dove lo vado a mettere il corso, perché le persone hanno ormai, forse quando hai cominciato tu 10 anni fa o quasi c'era meno scelta, ma adesso la scelta è infinita. Ci sono Udemy, c'è corsi.it, c'è Teachable, Thinkific, ci sono 20.000 sistemi di LMS, cioè effettivamente l'eccesso di scelta crea dei problemi. Allora, tu cosa hai fatto e poi dici adesso questa nuova scelta che hai fatto, qual è stata? Ok, allora io ho fatto con corsi.it, scusami, con più che puoi, allora si chiamava più che puoi, per due motivi. Il primo perché ero veramente all'inizio e quindi cioè, dovevo utilizzare anche l'expertise che mi davano loro, quindi c'era una sorta di manuale, c'era qualche cosina, chiaramente tutto autodidatta, però almeno c'avevi delle. Non sapevo nemmeno che luci usare, insomma, in buona sostanza, invece c'era proprio un dettaglio di che cosa fare. E poi l'altro motivo era che loro avevano un bacino, io no, per cui mi interessava più la visibilità che non il guadagno. Non è Certo. che, no, non è che l'ho fatto gratis, non è che non ho guadagnato, anzi, mi ricordo nelle prime 6 mesi furono 300 le persone che l'acquistarono, Insomma. con 300 di quelli a pagamento, poi c'era tutta la parte abbonamento, chissà quanti altri più, con 15.000 visualizzazioni, con 30 o 40 feedback da 5 stelle, insomma, fu molto Un bel interessante. Addirittura successo, assolutamente. ho incontrato nei corsi, non nei miei, nei corsi di altri, intanto li frequento, ho incontrato gente che mi ha detto: ma io ti conosco, ma non ti ho mai visto questo. No, no, ti conosco perché ho visto il corso sulla gestione dello stress, fantastico. Magari usando degli aneddoti, no? Mi ripete quegli aneddoti che io ho usato tanti anni fa, cioè Ah, tanto ok. tempo. E quindi ho usato più che puoi, che ora poi si chiama corsi.it. Infatti il mio corso, Conosci te stesso, 6 tecniche per gestire lo stress, è ancora funzionante e ancora ci sono persone che lo acquistano, anche perché tanto l'essere umano è sempre uguale, le problematiche sono le stesse. Non c'è Hai una anche questo piramide, però. vantaggio non indifferente che avendo questo tipo di tematica, tutto sommato è un corso che tende a invecchiare meno rispetto ai corsi più tecnici. Esatto, assolutamente sì. No, non solo. Io utilizzo, per esempio, fino a qualche tempo fa, le persone che magari venivano in coach con me, oppure addirittura quelle che non si potevano permettere la coach, ok? Cioè, perché insomma, no, più la vai e Costa. minore il tempo, mettiamola così, no? Certo, Minore il sì. tempo, e quindi allora dico, ti do delle informazioni che dove c'è più lavoro tuo. E meno mio, l'ho già fatto. Guarda, vai là e comprati questo videocorso, guardatelo. Lì c'è scritto esattamente cosa devi fare e se lo fai, stai tranquillo che funziona, perché funziona ormai da. Lo so che funziona da migliaia di Quindi persone. hai detto adesso un aspetto importante che vorrei sottolineare a chi ci sta guardando e ascoltando. A volte il videocorso può essere usato come hai fatto tu per arrivare a più pubblico o per anche essere monetizzato. Altre volte il corso, nel caso in cui uno tipo te, o penso magari a un architetto, un ingegnere, un consulente di un certo tipo, non si può permettere più di dedicare del tempo
perché il suo tempo è prezioso, il suo tempo costa molto, alle fasi iniziali di un processo di consulenza, dove magari c'è una raccolta di materiale, una selezione dei contenuti e quant'altro, posso utilizzare il videocorso in forma gratuita o in forma anche addirittura a pagamento per far fare i primi step alle persone che poi vogliono lavorare con me. Loro, tipo indovina chi, in qualche modo si preselezionano, alcuni andranno avanti, altri dicono no, forse non fa per me, e arrivano in consulenza già con un mindset giusto, con l'approccio giusto, con le informazioni giuste, e di fatto siamo tutti più contenti perché tu non è che devi rispiegare tutte le volte da zero, immagino che sia un po' una rottura di palle anche per te, eventualmente questo tipo di processo. Quindi è un altro Esattamente, modo, secondo me, molto esattamente. interessante per sfruttare videocorsi, anche non pensando direttamente alla monetizzazione. Esatto, è esattamente così. Io ancora oggi utilizzo i videocorsi anche con le persone che sono in coaching con me, quindi gli aspetti video per evitare di utilizzare il mio tempo, che è costoso, ok, con loro, nella fase di spiegazione. Lo utilizzo nella fase di, come dire, andiamo a vedere sul caso concreto tuo, ma Sì, le parte di informazioni. feedback, la parte di suggerimento specifico. Esatto, poi ricorda che io sono un coach, però sono un trainer, un formatore, quindi anche le mie coaching non sono le coaching che sono abituate le persone alla Roberto Reo o altri bravissimi formatori in cui parlano tanto i clienti e poco il coach, cioè tanto i coachee e poco il Il coach. coach. No, io 80% parlo io, il 20% parla la persona, perché la persona mi dice qual è il problema e cioè mi dice cosa sta succedendo e io gli faccio vedere tutti i punti di vista diversi, ma sono io che glieli faccio vedere e poi lui comprende come agire in un modo differente. Ma tante informazioni lui non ce l'ha, o lui o lei non ce l'ha, e quindi gliele veicolo tramite i video Fai quasi d'approccio. più da mentore che da coach, mi viene da pensare a volte. Forse hai ragione te, non lo uso mai, ma Sta ci sto riflettendo adesso che me lo stai quasi stretta dicendo. questa figura di coach, sei più uno yoda della situazione, ti ci vedo bene. E infatti io sono più un trainer olistico, infatti per esempio sono iscritto in SIAS e Pro come trainer olistico più che il coach, però per capirsi io utilizzo Certo. anche nella coaching one Ecco, nel passaggio, quindi eravamo al discorso della piattaforma. Hai scelto più che fuori, diciamo, corsi.it per semplicità al momento. to one. Sì, E e poi, poi però, nel, negli ultimi anni, nell'ultimo nel, corso, hai nell'ultimo fatto. anno, nell'ultimo anno ho cambiato. Allora, aspetta. Poi l'anno scorso, un anno e mezzo fa, abbiamo messo il nostro videocorso, quello della bussola La bussola interiore, interiore, mi ricordo che online, c'ero io a ok? pubblicarlo, sì. Esatto, quindi perché? Perché volevamo dare la possibilità a tutti di accedere alla propria parte autentica, anche quelli che non potevano stare un fine settimana con noi dal venerdì mattina presto alla domenica pomeriggio. Quindi, ok, facciamolo così, non sarà uguale, però già tanta roba, tanta roba. Scusami, ti blocco un Okay. secondo. È un aspetto sulla quale, diciamo, io ho già la risposta, e non ho dovuto chiedere la mia saggezza interiore, proprio l'ho chiesto quella fuori brutalmente. Però qualcuno, soprattutto nel mondo olistico, ma anche nel mondo della formazione, penso anche alla consulenza, avrebbe il dubbio di dire: ma non è che un videocorso mi cannibalizza le mie vendite? La mia consulenza, i miei corsi dal vivo, cioè perché il dubbio c'è da un certo punto di vista. Quindi tu come te lo sei risolto e che consigli proprio a cuore aperto daresti alle persone che hanno questo tipo di perplessità? Guarda, te lo dico in termini filosofici, se tu vuoi avere molto, devi dare tantissimo. Ok. Cioè, se tu vuoi avere molto, devi dare tantissimo. Se tu vuoi avere poco, dai un po'. Se tu non vuoi avere, non dai. Molto se prima devi dare e poi ricevere. Se prima non dai, niente. Guarda, tanto per capirsi, gente che non è proprio un idiota, tipo Deepak Chopra, fa un business enorme con le meditazioni del 21 giorni, ma le meditazioni del 21 giorni, 2 anni fa, sono state date in forma gratuita, una volta, 2 volte. Poi uno dice, le vuoi rifare? Uno poteva scaricarsi, cioè con un po' di accrocchio riesce. Le vuoi rifare? Paghi 37 euro. Ma ne ha... c'è un business che non hai veramente. Paura. Cioè, non hanno idea. Oppure lo sta facendo MyLife, che ti dà i video,
Belen, Che non ho My Life, capito chi. no, My Life, Ah, ho My capito. Life, e sta facendo, ma anche Success Restores. Cioè, ti danno i videocorsi gratuiti a pezzetti, magari per 2 giorni loro te le danno, e poi se le vuoi rivedere, paghi anche bei soldi. Cioè, devi imparare che prima devi dare. Se tu, allora, no, se una persona, questo è il mio consiglio anche da trainer e da coach, se una persona pensa di stare in questo settore con l'unico scopo che è quello di guadagnare, avrà dei risultati molto inferiori di quello che potrebbe avere. Se invece uno dice no, io lo faccio per portare valore nel mondo, per creare qualcosa di buono, sapendo che poi il mondo mi riporterà indietro, allora avrà risultati importantissimi. Eccellenti. Guarda che per alcuni corsi di alto livello, di grande profondità, che però riservo solo a coloro che hanno già fatto i percorsi con me, perché insomma devono anche sapere. Parlo di cose che se lo dico normalmente, che ne so, si va a lavorare sulla Bhagavad Gita piuttosto che sulla luce sul sentiero di Mabel Collins, un tipo dei primi del Novecento, con i libri con Yogi Ramacharaka, insomma, sta roba qua. Io addirittura loro gliele faccio a donazione. Mi arrivano molti più soldi di quelli che io riceverei se le mettessi a A pagamento. pagamento. Ah, Okay? Però interessante anche ovviamente come modalità di. non lo puoi fare, cioè se ne sei il signor nessuno e ci devi campare, le cose cambiano. Certo, Okay? certo, certo. Però I miei interessante corsi non questa sono a cosa qua delle donazione. donazioni. Alcuni dei miei corsi sono a donazione. Un'altra parte, per esempio, una parte dei miei corsi sono, cioè se tu hai un problema, puoi anche non pagarmelo il corso. Me lo devi chiedere, me lo devi dire, io riservo una percentuale dei posti per Sì. le persone che Un non po' come se possono fosse una borsa di permettere studio in qualche modo. una borsa di studio. Oppure gli dico, Interessante. guarda, non me li paghi quando ce l'hai. Se metti in pratica quello che è, vedrai che la tua vita cambierà. Al di là di Certo. questo, che cosa è successo? Mi sono accorto però, e questo è vero, che la differenza che c'è, e anche per risponderti a questa domanda, tra un videocorso anche fatto benissimo, cioè, guarda che soprattutto quello lungo, che poi è fatto, ma veramente fatto, ci ho messo un mese e mezzo, Certo. un mese di registrazione e un mese di editing, quindi pensa quanto mi Sì, ci ha l'editing è voluto. una mazzata per chi non lo Ora sa. poi, sono diventato bravo, ormai faccio veloce, però guarda, all'inizio è stato un dramma, però c'è una differenza abissale tra fare un corso in presenza e fare un videocorso. Allora che cosa ho detto l'anno scorso? Come posso, prima del Covid, l'ho fatto molto prima del Covid, come posso da una parte ottimizzare i miei tempi, da una parte dare dei video perché effettivamente ci hanno bisogno, cioè non voglio perdere tempo, il loro tempo pagante per fare, come posso coniugare queste due cose? Allora mi sono rivolto a una piattaforma di LMS che io non sapevo che cos'era, posso dirlo Sì, adesso? sì, sì, sì. O svelo l'arcano? No, puoi dirla, devi dirla assolutamente. Learn Management System, praticamente sono delle piattaforme online che permettono di fare una sorta di videocorsi interattivi. Ora si chiama DAD, mettiamolo in questo modo. Ora molta della parte DAD funziona così, oppure delle DAD delle università, perché in effetti sono nate per le università e sono nate per fare il corso di formazione delle aziende interne dove arrivano magari 10.000 dipendenti. Quindi Esatto. sono, okay, sono 4-5 nel mondo, io uso Talent, l'altra è Docebo, sono 3 o 4, costose perché non Non costano costa 2 poche lire, lire, sì, no, non no, costa non poco. sono costose. Però io che cosa ci faccio? Ci faccio tutto il mio business, perché adesso io faccio i videocorsi, invece di metterli su piattaforme esterne come più che puoi, ormai un po' mi conoscono, quindi ma diciamo le vendo direttamente Anche perché utilizzando sono le ancora piattaforme. presenti in realtà su corsi.it. Sì, però faccio cose anche un pochino differenti, ho Assolutamente. editato, ci ho fatto dei lavori nel frattempo. Però ecco, per dirti, io utilizzo quella piattaforma. Qual è il vantaggio? È che ogni X, nel mio caso ogni settimana, si aprono nuovi corsi, nuovi video. Sì. Quindi la persona segue settimana per settimana una sequela di video, ok? Poi lì dentro, poi anche, lì dentro, scusa, poi io insieme ci faccio anche si chiamano anche masterclass, comunque
faccio degli Zoom così, Sì. riunisco i gruppi per 8-10 persone normalmente, e quindi il percorso lo fanno 10 persone per volta. Non è un group coaching, qui è un corso di formazione, è una cosa un pochino diversa. Non stiamo a risolvere i loro problemi, ma a dargli informazioni su come, per esempio, connettersi con se stessi. E quindi una volta alla settimana mi metto 10 persone con Zoom, queste persone hanno già visto i video, quindi non gli devo spiegare nulla, si fa la pratica. Pratica, feedback, cosa succede nella tua vita, come riuscire a risolvere quel Quindi è una cosa un problema, po' quell'altro. mista tra l'aula, dove però Esatto. nell'aula c'è la parte di spiegazione che tu dici serve fino a un certo punto perché la faccio La faccio nel scalata mio. in leva, Esatto. diciamo, attraverso il Esatto. video, dove ci Esatto. sarebbero le domande o la pratica vera e propria, allora utilizzo ancora la diretta. Allora, io vedo, per esempio, guarda, mi è arrivata ora l'offerta di X, sono molto bravi come società, di, come si chiama lui? Ora dopo mi viene in mente, che sta vendendo un videocorso, una serie di video. E io sto facendo questo ormai, e i miei corsi sono tutti così. Io non faccio più corsi in presenza. Penso che lo rifarò dopo il Covid, ma lo rifarò come upgrade, come della serie. Hai fatto i corsi nell'ultimo anno? Hai fatto i corsi con me in questo modo? Ci troviamo tutti insieme un fine settimana, facciamo anche festa, e andiamo a, come dire, fare tanta pratica insieme, domande, risposte, queste cose qua. Certo, Però certo. È quello anche è un modo secondo poi me per il nuovo. creare un ulteriore livello di connessione alla fine il corso Sì, dal vivo. esatto. In più questo meccanismo, questo io lo suggerisco veramente ai formatori che sono anche in grado di farlo, che devono essere in grado di fare video, e video che uno sta a vedere, no? Che, oddio, ma quando finisce questo di chiacchierare? Ecco, questo è il problema fondamentale, quindi sui contenuti e anche sulla forma, qualche battuta ci vuole di tanto, è quello che gli dai una continuità per cui stanno ingaggiati per un tot. Il mio, per esempio, dura 6 settimane. È vero, è 2 ore alla settimana, con però magari 3 o 4 video. Però lì c'è anche, gli ho messo anche il manuale, c'è il PDF, c'è anche loro possono farmi domande, c'è i WhatsApp, per cui possono fare domande anche su WhatsApp. Quindi c'è un'interattività. Chiaro che non puoi farlo per 500 persone, lì deve essere un videocorso standard, capito? Ecco, Lo puoi fare. un'altra cosa che ho visto fare da Dimmi. te e da pochissimi altri nel panorama della formazione italiano è il discorso della app. Ah, già, Perché qua ce la sono stiamo un dimenticando, non so se si sì. vede, però questo è il mio No, devi tirarla telefono. più su, devi tirarla più su. Esatto, Vediamo un po', ce l'ho qua che si vede l'app in esatto, verde tondo. esatto, Ah, raccontaci un po' la esatto. genesi di questa app e perché è così figa. Allora, la genesi è questa. Allora, un anno fa conosco durante uno dei. Eccolo qua, questa è la mia facciona. Ok? Che scorre tutto il resto, conosco un certo Oscar Dalvit, poi siamo diventati amici, e mi dice: Roberto, ma tu dovresti, tu fai un sacco di cose fighe, ma tu dovresti fare un'app. Sì, dovresti fare un'app, perché qui, perché là, sotto, lui è il fondatore di Megastore, che è il numero uno in Europa delle app. Ragazzo vulcanico, non sa nemmeno di questa intervista, tra Però l'altro. sa, se tu non lo sai, ma abita dietro casa mia praticamente, al paese finlandese. Dai, ho Sì. capito, vabbè. Comunque, ragazzo, veramente in gamba. Allora mi racconta che in realtà con l'app si può fare cose che normalmente non puoi fare. E in realtà oggi io mi scopro che aveva perfettamente ragione, e cioè. Con l'app le persone cosa fanno? Si registrano la mia app, quindi scaricano l'app per iOS o quell'altro Android, e lì ricevono, cioè, da una parte, io gli ho dato, per ringraziarli, ho dato un videocorso che è solo lì, un videocorso sulla gestione delle relazioni, sono 7 video fatti bene, insomma, fatti professionalmente, sulla come gestire meglio le proprie relazioni professionali e personali. Dall'altra mi possono chiamare dall'app, cioè nel senso possono fissare e quant'altro, ma lì c'è anche tutta il mio lavoro, quindi loro tutto quello che io faccio, loro lì lo trovano, e c'è anche tutta la parte gratuita, quindi tutti quei materiali che io normalmente giro in rete, su YouTube, su, come si chiama l'altro, non Evo, l'altro Vimeo, Mio. Vimeo,
oppure sul sito che è robertodondolicoach.com. Bellissimo dal punto di vista estetico, però ovviamente Un po' dovrebbe lungo da comunicare, insomma. un po' lungo da comunicare, e trovi tutto nella app, non solo, c'è tutta la parte push. Che vorrebbe dire questo? Che, e per questo che lo consiglio, ma andate da Oscar, che poi magari se dopo metti cose sicuramente Sì, sarà ma felice, guarda, anticipo una perché cosa, ci faccio uno sono... spoiler un secondo anch'io su questa cosa qua, che in realtà ho scoperto che tu avevi l'app da Oscar, perché Ah, ho Oscar, capito. che ha un'azienda qua a San Marino, in realtà io lo conosco da tanto tempo, e tramite amicizie comune, e quindi ero stato su un paio di volte da lui per vedere com'è il suo punto di... a che punto stava con il lavoro, no? E quindi ci scambiamo spesso delle opinioni, giustamente. Mi fa vedere le app, siccome lui è molto visionario, ci vede molto lungo su questi ambienti, Sì. io gli ho detto, guarda che io voglio fare anche questo tipo di progetto con Crea il tuo corso, eccetera, eccetera. E quindi attualmente siamo a un livello per cui è molto probabile che da una parte ci sia tutto il training collegato a Crea il tuo corso per quello che riguarda aiutare le persone a sviluppare il corso da soli attraverso delle interviste che fanno con il sottoscritto, quindi a livello proprio di maieutica, socratica, se non hanno né le possibilità né le competenze tecniche per farlo. Dall'altra, utilizzare attraverso la sua piattaforma un qualcosa che sia proprio pensato, un po' come hai fatto tu, per i formatori, trainer, i coach, i consulenti, gente che ha grandi contenuti che vengono prodotti, ma per via di 100 ragioni vengono un po' dispersi nel mondo. E quindi la gente dice: sì, però devo seguirti su Facebook, su Telegram, su di qua, su di là. E non hanno in mano il mondo di Roberto Dondoli. Invece, se io avessi l'app creata con Crea il tuo corso, Bigaston o quello che sarà, dove metto dentro tutti i miei contenuti più il corso, diventa una cosa figa, diventa il mondo in un'app. E questo è, secondo me, la ciliegina sulla torta per chiunque volesse fare questo tipo di mestiere, insomma. Guarda, quello che mi dici mi fa proprio contento, perché per fine d'ottobre Oscar mi ha promesso di fare l'add-on sulla mia app e di permettermi di mettere i videocorsi a cadenza settimanale, esattamente come sto usando su Talent LMS, risolvendomi il problema che dall'altra parte, se sfori i 25 utenti, fino a 25 utenti costa 39 euro. Dai 25 utenti in su sono 159 euro e poi sali quanto vuoi, insomma, Sì, no? È sono molto mazzate costoso sui come denti cattivo. non da poco, assolutamente. Sì. E poi le persone che le usano poi magari ti dicono: no, dai, tienimelo ancora perché mi interessa, mi segue. Che non sto parlando dell'app, sto parlando dei videocorsi. Certo, certo, E certo. quindi sì, sto aspettando anch'io di poter fare questo. Comunque l'app vedo che è una cosa molto bella, perché mentre oggi, e questo è come tu mi hai chiesto, come fai a trovare clienti? Le trovo ormai con il passaparola, con il passaparola organizzato e con le sponsorizzate di Facebook. Ma il traffico organico di Facebook ormai è ridotto al Zero. lumicino, perché se non paghi non se ne parla. Invece la Esatto. cosa buona dell'app è che una volta che l'hai scaricato, io posso mandare un messaggio in push a tutti coloro che hanno l'app e il tasso di apertura è sicuramente molto più alto. Quindi, Esatto, Come dire, esatto, bypasso la problematica che sta facendo venire fuori Facebook, e che sarà sempre esatto. peggio, e lo farà anche Assolutamente. YouTube. Assolutamente. Sì. Oggi sentivo YouTube, sentivo su BioBlue 25 minuti di registrazione BioBlue, quello che fa TG, no? Per capirsi. Sì. Mi hanno interrotto in 25 minuti, credo, 6 volte. Sta diventando Non ti molto dico chi, fastidioso. tre Secondo me Tre sarà la volte dello paura per i bambini stesso, questa di YouTube. Sì. esatto, 3 volte dello stesso personaggio, che ero quasi tentato di scrivergli in privato dicendo: hai stufato, per favore, perché cioè, sempre lo stesso, non è colpa sua, Sì. ovviamente. Lui mette un budget e YouTube, non so per quale ragione, mette queste Esatto. cose, visto che era lì, non ho mai scritto. Mi piace, non capisco che cosa vuole, però in questo modo lo bypass. Sì, Ovviamente devi dare esatto. contenuti, però poi alla fine andiamo sul concreto. Se non dai contenuti, se non aiuti le persone a fare, e gliele devi dare prima di essere pagato.
essere pagato Direi bene? che Aiuta questo le persone. mette proprio la ciliegina sulla torta a tutto quello che hai detto. Quindi prima si dà e poi l'universo in qualche modo risponde con gli Sì. interessi se le intenzioni Sì. sono assolutamente Dell'impresa. delle migliori. In realtà ti lascio con una cosa molto bella, nella Bhagavad Gita, quindi un poema epico che è l'equivalente del nostro Vangelo per parte indiana, scritto magari qualche migliaia di anni prima, c'è Krishna che dice ad Arjuna, che è il protagonista di questa situazione, devi imparare a fare le cose perché è tuo dovere farle per il mondo, quindi è un dovere interno, non è un dovere che viene dall'interno, perché va bene così, senza volere un risultato, cioè senza una ricompensa di qualunque tipo. E tutto l'universo ti ricompenserà in tanti modi, anche molto oltre quelli che sono i tuoi più ampi sogni. Quindi è il Perfetto. servire È un quello po' che conta. l'augurio che faccio a tutte le persone che vogliono creare un libro oppure creare un videocorso e avere un impatto sul mondo grazie alle informazioni, ai contenuti, anche il modo di interagire, di esporli, che è altrettanto importante, ovviamente, la forma oltre che il contenuto. Ecco, Roberto, prima di ringraziarti per i saluti finali, hai la possibilità di farmi una domanda. Questa ne ho fatte tante io a te, fanne tu una a me che sia collegata il più possibile ovviamente al mondo dei corsi. Poi se vuoi possiamo parlare di passioni, possiamo parlare di lirica, di quello che vuoi, però se magari rimaniamo sul tema di questo podcast o delle interviste sarebbe l'ideale. Ok, una domanda. Allora, dal tuo punto di vista, tra un corso e un libro, Sì. tra un videocorso e un libro, qual è quello da fare prima? Vedi che già ti do come per scontato che dovresti farlo tutte e due. Allora, secondo me Quindi, dipende. come utilizzare? Allora, innanzitutto hai detto già giusto una cosa, quindi sarebbero da fare tutti e due. Perché? Perché spesso il corso viene venduto soprattutto dopo il libro, quindi il libro. Se lo guard volessimo guardare da un punto di vista di marketing, a volte sta prima del corso, perché poi dentro un libro posso mettere i link al nostro videocorso creato. In realtà un videocorso, volendo, è molto più veloce da scrivere, da creare di un libro, soprattutto se non parliamo di un videocorso molto lungo e la persona parte con delle competenze già discretamente buone. Oppure magari un videocorso tecnico, una roba che parla di mezz'ora di una cosa, scrivere un libro, comunque per quanto il libro corto possa essere, per dare un senso in qualche modo alla scrittura, devi pensare sempre a un 150 pagine, 200 pagine, poi dipende dai vari libri. E rimaniamo nel mondo della formazione, ovviamente escludiamo tutto il discorso libri e romanzi, per intenderci. Quindi una prima risposta, secondo me, sarebbe dipende dal livello di competenze che hai come persona. Per cui se parti già da un buon livello, secondo me il videocorso è più facile da produrre. Ti richiede meno tempo, ti richiede meno energie, invece produrre un libro ci vuole molto più tempo, ci vogliono molto più contenuti. Detto questo, se hai creato un libro, perché magari vorresti fare un videocorso, ma nel videocorso non hai esperienza, non hai contenuti e quant'altro, il libro aiuta nella creazione dei contenuti. Quindi la scaletta, magari di un libro, è una scaletta abbastanza simile a quella di un videocorso. E trasferire un libro in un videocorso in realtà è molto, molto facile. Con un cappello e un inciso importante, dipende dal tipo di contenuto, nel senso che in un libro che è un libro strettamente tecnico, per esempio, che ne so, parliamo di Facebook Ads. Quello che tu riesci a passare attraverso il libro è magari la parte un po' più strategica, concettuale. Invece, nella parte di videocorso, quindi registro lo schermo, ti faccio vedere determinati grafici in un certo modo, ovviamente hai un impatto, un coinvolgimento totalmente differente e riesco a vedere operativo quello che poi dopo dovrei fare io tutti i giorni, cosa che un libro è difficile che riesca a farti passare. Anche se, devo dire, a onor del vero, soprattutto se si va verso corsi molto tecnici di questo tipo, in cui le interfacce cambiano tanto, tipo Facebook, c'è il rischio che ci sia una certa obsolescenza
nella creazione del videocorso. Per cui la giusta via di mezzo che consiglio è mettere la parte strategica che rimarrà praticamente sempre quella. Poi magari ogni anno fare un update di quella che è la parte video o magari delle parti principali del video che sono cambiate e non andare a toccare i minimi dettagli, perché comunque se uno ha capito tutto il concetto, avere una colonna qua anziché la colonna lì non cambia niente a nessuno sostanzialmente. Quindi consiglio sempre in generale di fare una propria un'analisi. Tra l'altro non è ancora disponibile, ma magari quando sarà live la registrazione potrebbe già essere pronto. Ho fatto un assessment personale circa di una cinquantina di domande che chiunque può fare collegato proprio al mondo dei videocorsi, che dice a fronte di queste domande. Quello da cui la persona può partire sostanzialmente. E quindi in funzione di quello dice: ah, questa è la cosa su cui devi investire, questa è la seconda competenza su cui tu devi andare ad investire, perché effettivamente non tutti siamo uguali. Quindi creare un videocorso dando per scontato che le persone siano tutte allo stesso livello, un po' come dicevo in una delle coaching che facevo stamattina prima di parlare con te, è un errore. Perché immaginati di essere in una classe delle superiori. Ci sono delle persone in matematica che non vanno bene, persone che vanno così e cos'ha e persone che vanno molto bene. Per come è strutturata la scuola oggi, purtroppo si cerca di puntare alla mediocrità, ma questo va a scontentare sia quelli bravi che vorrebbero ottenere molto di più e potrebbero farlo, sia quelli che io ho chiamato delle capre, ma non è capre per colpa loro, spesso è colpa del sistema che li ha inculcato in questa mentalità. E loro avrebbero bisogno invece di qualcosa di più personalizzato, di qualcosa di più seguito. E quindi la persona con cui sto lavorando sta sviluppando qualcosa proprio di questo tipo attraverso un'app particolare. Però è qualcosa che va fatto se tu conosci bene, riesci a identificare due o tre livelli di partenza delle persone. E secondo me un videocorso fatto bene o punta già a essere specifico per quel livello di persone, oppure. Ma lo stesso vale anche per il libro, per intenderci, come discorso in generale. Oppure all'interno del videocorso tu devi essere bravo da creare delle sezioni in modo tale che chi è già a un certo livello non deve perdere tempo, un po' come hai fatto tu per il discorso delle coaching e il videocorso. Io non ho bisogno del videocorso, voglio fare determinate cose all'interno del videocorso. I livelli effettivamente riesce a dare una risposta ottimale. Ovviamente la cosa che deve succedere è quando vado a strutturare il videocorso, devo pensarlo però con questa cosa, quindi devo anche sapere come creare un videocorso pensato per livelli. Non è una cosa di primo pelo e per cui è in questo caso per qualcuno magari un po' come te, un po' più avanzato, che ha anche la sensibilità di capire chi ha di fronte e quali sono le informazioni corrette da dare a chi è di fronte. Ma il libro è lo stesso discorso, cioè io in un libro lo posso leggere che non so nulla di marketing, che sono così oppure sono al top. Se sono al top, probabilmente mi servono 3 pagine di quel libro lì. Se ne so un po' di più, magari me ne servono 30, se parto da zero me ne servono 200. Quindi secondo me l'evoluzione lato dei videocorsi è anche proprio questa, cioè capire fin dove posso spingermi nel dare le informazioni giuste al target giusto, in modo tale che venga ottimizzato il tempo che loro hanno a disposizione, che è sempre di meno, per ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile. Ti ho risposto? O manca? Sì, ti eri andato via, ora non so Mi se ero frizzato. Di solito effettivamente. quando dico le cose particolarmente illuminanti tende a bloccarsi il computer e a rimanere in estasi Allora, tecnologica per un po'. È un buon segno, l'universo ci ha dato un buon no, segno. vuoi ridere? Questo ormai è diventato la regola per me. Ah, Quando una vedi? persona si inferma, cioè, si ferma perché Esatto, le esatto, onde esatto. diciamo, le onde energetiche dell'essere umano stanno interagendo sempre più facilmente con i sistemi tecnologici. E tra l'altro, Perché prima voi magari non so se vi accorgerete, è andata via a me la corrente per un quarto d'ora. Quindi siamo andati con la batteria del portatile e adesso andrò a ricontrollare la registrazione. Spero che sia tutto ok, insomma, però sta proseguendo correttamente.
Quindi abbiamo ben avuto Bene, due bene. segnali del destino dell'universo durante questa intervista, insomma. Roberto, è stato davvero un piacere da parte mia. Abbiamo toccato degli argomenti che apparentemente non sembrano non c'entrare nulla, ma in realtà forse sono ad un livello un po' più profondo. E se sistemi quello che c'è sotto, di solito il terreno sotto, anche la pianta che cresce sopra, ne cresce florida e rigogliosa in qualche modo. Quindi ti ringrazio per essere stato ospite, per aver condiviso anche questa specie di meditazione di guida interiore alla riscoperta della nostra saggezza interiore, in modo tale che chi è nel dubbio possa o fare l'esercizio più volte, visto e ascoltato durante questo podcast o intervista, oppure andarlo a cercare a livello di corso, sui tuoi link che metterò sopra, insomma, nelle note dell'intervista. Bene. Grazie, è stato un piacere anche per me, grazie a te Davide e grazie anche alle persone che avranno la bontà di ascoltare queste cose qua. Ecco, i feedback sono sempre più che... Mi trovate Esatto. dovunque, quindi mandatemi pure richieste, informazioni, io sono sempre disponibile Scrivetelo a nei cercare di... commenti, nelle note su YouTube, nelle note sul podcast, nelle note sul blog, magari cos'è stato l'aspetto più interessante, più controverso, come si vuol dire, collegato a questa domanda. E noi ci continuiamo a dare appuntamento sulle interviste di creatocorso.it e se lo avete fatto ancora, andate sul blog, iscrivetevi alla newsletter o al canale Telegram di Crea il tuo corso, perché ci sono sempre le novità. Non c'è ancora l'app, ma arriverà presto anche la Grazie. nostra app, non mancherà assolutamente. Anzi, quasi quasi dopo chiamo Oscar o vado su a San Marino a trovarlo, così vediamo di portarci avanti con il percorso. Grazie a Salutamelo, tutti, che grazie devo ancora vedere settimana Roberto. prossima. Grazie, grazie Ciao, ancora, ciao a grazie tutti. a te. Hai appena ascoltato Crea il tuo corso. Per ricevere ogni giorno nuove strategie, strumenti e suggerimenti per creare e vendere il tuo corso online, iscriviti al canale Telegram Chiocciola Crea il tuo corso e partecipa soprattutto ai live su Facebook, alla pagina Facebook Crea il tuo corso.